EA Sports. It's in the game. Semifinali. Ecco i giocatori indisponibili per la partita di oggi. Squadre giunte al penultimo sto per la finale. Pronti a seguire questa sfida su EA Sports. Match da non perdere, c'è in palio un posto per la finalissima di Russia 2018. Un saluto da Piero Gepardo e Stefano Nava, che è qui con me per il commento tecnico. Ciao Pier, saluto a tutti gli amici all'ascolto. Beh, speriamo di poter assistere a uno spettacolo degno di una semifinale dello splendido colpo d'occhio offerto oggi sulle tribune. Tifoserie già calde, ma ho l'impressione che l'atmosfera diventerà rovente dopo il calcio d'inizio. Per il match di oggi scendono in campo Uruguay e Italia. Hanno il morale a mille dopo la vittoria ottenuta nell'ultimo match interno. Sono euforici per il successo per 1-0 nell'ultimo turno, ma credo che la loro euforia sia destinata a durare poco. Ho l'impressione, infatti, che oggi usciranno dal campo con una sconfitta. Oltre a essersi laureata campione del mondo in più occasioni, l'Italia ha in bacheca anche un titolo europeo, quello vinto in casa nel 68 e anche l'Olimpiade di Berlino nel 36. Esordio ufficiale in campo internazionale, datato maggio 1910 contro la Francia, con 6-2 per noi. Questa è la formazione di partenza dell'Uruguay che ci mostra la grafica. Si schiera inizialmente con un 4-4-2 piuttosto classico. Modulo che nelle intenzioni del tecnico dovrebbe esaltare la qualità degli elementi a sua disposizione. Squadra un po' criticata perché magari concede poco lo spettacolo, preferisce rintanarsi in difesa e prova semmai a ripartire. È vero, tendono a schierare parecchi elementi dietro la linea della palla quando non hanno il possesso, quasi a voler invitare l'altra squadra a scoprirsi. Vedremo se sarà così anche oggi. Semifinale che ha avuto dunque inizio, gestiscono il primo possesso palla. Questa è una gara per cuori forti, sono a un passo dalla finale, hanno lavorato tantissimo per essere qui oggi. Solo una però potrà coltivare il sogno di Parte il tiro! Ha provato l'anticipo sui difensori, ma c'è la posizione di offside. Gioco interrotto, è arrivata la segnalazione di fuorigioco da parte dell'assistente. Già pregustavano il gol, ma il guardaline non ha avuto dubbi, non era una chiamata semplice. Gran palla per Suarez. Palla che finisce sul palo, rimbalza, attenzione, pericolo. Attenzione al tiro. Coach! Brivido per i tifosi, ma il pallone esce. Laxalt. Pericolo, ecco il tiro. Palla che finisce sul palo. La rimette in mezzo. Arriva il fischio, sarà rigore per l'Uruguay.
In diretta mi sembrava un intervento onesto, pulito, ma l'arbitro non è stato di questo avviso. Mi piace l'arbitro, giusto intervenire. Il giocatore aveva calcolato male il tempo dell'entrata, finendo per rovinare addosso l'avversario. Niente da fare per il portiere. È una trasformazione impeccabile. Palla che finisce in rete. I rigori sono sempre una sfida di nervi tra chi calcia e il portiere. E stavolta ha vinto lui. Suarez. Possibilità per l'Uruguay. Supera facilmente il difensore. Suarez è solo. Si porta la più due con questo gol. Un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. E con questo porta il suo bottino personale a due gol oggi. Possiamo apprezzare meglio il gol visto anche da un'altra prospettiva. Mette in mezzo con questo pallone. Miracolo del portiere su questa deviazione di testa. L'attaccante ha colpito a botta sicura. Prodigioso il riflesso dell'estremo difensore. Mamma mia. Parata super del portiere che vale come un gol. Un intervento di puro istinto su questa conclusione da pochi passi. Finale che sembra sempre più lontana per loro. Pesante il passivo in questa prima frazione. Pensare a una rimonta a questo punto sembra più fantascienza che realtà. Che ne dici, Stefano? Rischiano di gettare al vento tutto l'ottimo lavoro fatto fin qui, con un primo tempo scellerato, giocato davvero male. Devono reagire comunque vada, sarebbe un peccato uscire di scena così. Ripresa che è cominciata, si attendono altri 45 minuti minimo per conoscere il nome di una delle due finaliste. Sono a un passo dal centrare un traguardo importantissimo e devono dare il massimo. Vessino può girare il pallone. Bentancur. Suarez. Occhio a Suarez qui. Occhio alla deviazione, c'è il palo. Può far male da lì. Parata super del portiere che vale come un gol. Un intervento di puro istinto su questa conclusione da pochi passi. Attenzione a Suarez. De Arrascaeta. Occhio al suo movimento. Occhio a questo lancio. Può portarsi a un solo gol dagli avversari. Si avvicina all'area. Stanno facendo girare molto bene. Occasione, una grandissima parata questa. Sarà calcio in angolo per l'Uruguay. Palla vagante. Hanno spazio per andare in contropiede. Può andare. Palla buona per Belotti. Risultato che torna in qualche modo in bilico grazie a questo gol. Un gol buono solo per le statistiche, arrivato in pieno recupero che non cambia la sostanza. Onore comunque a questa squadra per non essersi arresa fino all'ultimo. Bravi. Arriva il fischio finale dell'arbitro, gara che si chiude sul 2-1. È un momento doloroso, escono dunque in semifinale. Non è un brutto risultato, però arrivati fin qui i rimpianti sono tanti. Stefano, come giudichi la prova odierna di Luis Suarez? Ha trascinato al successo la sua squadra con una fantastica doppietta, una prestazione di grande impatto. Partita a senso unico, noi mai pericolosi. Faccio i complimenti ai nostri avversari.
Cercheremo di onorare il torneo con la finale per il terzo posto. Delicatissima, chi vince va in finale, chi perde torna a casa. Pronti a seguire questa sfida su EA Sports. Benvenuti a questa semifinale di Russia 2018 da Pierluigi Pardo e Stefano Nava. Stefano, non capita tutti i giorni di giocarsi l'accesso alla finale di un mondiale. La pressione sarà sicuramente alle stelle. Che partita ti aspetti? Entrambe vogliono arrivare in fondo a questa competizione e alzare la coppa. Sarebbe davvero un peccato uscire proprio sul più bello dopo tutta la fatica che hanno fatto per arrivare fin qui. È tutto pronto per il calcio d'inizio del match tra Francia e Brasile. Vittoria per loro nell'ultima trasferta, vedremo se ne arriverà un'altra oggi. Vorranno bissare il successo per 1-0 ottenuto nel match precedente. E temo che dovranno rimandare l'appuntamento con la vittoria. Allenatore che si affida molto alla circolazione di palla con scambi rapidi in attesa del varco giusto per colpire. Un sistema di gioco che richiede calciatori con i piedi buoni per risultare efficace. Credo proprio che oggi ne vedremo delle belle. A giudicare dallo schieramento iniziale, sembra che il pressing, l'intensità nel mezzo sia ancora una volta la chiave, Stefano. È chiara la loro intenzione di non far ragionare i portatori di palla, una tattica che evidentemente ha dato buoni frutti in passato, se è vero che il tecnico ha deciso di riproporla anche oggi. Parola che passa al campo dopo le molte chiacchiere della vigilia. Partita attesissima, c'è grande rivalità tra queste due squadre. Prevedo scintille in campo. Prova Renato Augusto. Conclusione da dimenticare questa. Barriera che sta avanzando. Palla sulla traversa, poi ancora in campo. Provvidenziale quel portiere che salta la sua porta. Che parata ha fatto, che è pazzesco, incredibile. Io l'avevo già vista dentro. Occhio alla botta. Conclusione che non crea problemi al portiere. Punizione calciata davvero male, ma che brutta cosa. Sembrava la sua mattonella, evidentemente mi sbagliavo. Non capita tutti i giorni di giocarsi l'accesso a una finale mondiale. L'idea in verticale di Griezmann. Palla buona per Mbappé. Hanno trovato il gol del vantaggio che non dà la sicurezza della vittoria, ma è davvero un grande vantaggio tattico e psicologico. Devono mantenere alta la concentrazione, è l'unico modo che hanno, secondo me, per portare fino in fondo questo risultato. L'espressione di Tite è tutto un programma qui. Ehi, CT brasiliano che se potesse andrebbe in campo per richiamare all'ordine i suoi dopo il gol subito. Ci sono metri a disposizione. Con questa palla punta la porta.
ancora lì. Semifinale che si è messa bene per loro, risultato che li vede avanti ma che ovviamente non li lascia al riparo da brutte sorprese. Primo tempo ben giocato, hanno trovato un vantaggio importante ma che, come giustamente hai ricordato tu Pierre, non garantisce ancora a loro l'accesso alla finale, dovranno sudarsela fino all'ultimo. Ripresa che è cominciata, ci attendono altri 45 minuti minimo per conoscere il nome di una delle due finaliste. Francia che si avvicina alla zona d'attacco, crossa verso il centro, non è finita, attenzione, nessun problema con l'uscita del portiere. Lo salta qui di netto, conclusione perfetta di Coutinho, stavano attaccando con maggiore insistenza, il gol era nell'aria. Hanno qualità da vendere, la differenza si sta vedendo tutta in campo. Gol che ci viene mostrato da altra colazione. Prova a salire la Francia. Grande chiusura difensiva. Occasione per la Cassette, pericolo. Palla sul palo e poi in gol. Palo gol, un classico, come possiamo apprezzare meglio da questo replay. Non so onestamente se volesse angolarla così tanto, in ogni caso ne è uscito fuori un gol di pregevole fattura. Palla messa in mezzo, grande il riflesso del portiere su questo colpo di testa. Palla messa dentro, grande riflesso del portiere, che dice di no. E dunque dopo il fischio dell'arbitro finisce sul 2-1 il match. È un momento bellissimo, la qualificazione alla finale sembrava un sogno, è realtà. E sono un passo dal trionfo, Pierluigi. Buona la sua prova, decisamente sopra la media, può fare ancora di più ovviamente, ma insomma già un buon punto di partenza. Prestazione decisamente positiva la sua oggi, la ciliegina sulla torta del gol partita. Risultati della giornata.